27.000 runners, una delle super alfa più veloci, sicuramente una delle gare meglio organizzate al mondo, una scarpa davvero veloce, Nike, what else? Copenhagen Half Marathon, ma come al solito partiamo dall'inizio. Copenhagen, sabato mattina, sono all'interno del Radisson Blu e sto andando a farmi la mia corsetta. Questo weekend correremo la mezza maratona di Copenhagen e cercheremo di divertirci. Ci saranno oltre 25.000 persone, finalmente non fa più caldo come faceva invece qualche giorno fa. Non so, ho preso un abbigliamento un po' particolare, comunque ci sono tantissime cose che vi racconterò. Stay tuned. Ho ritardato un po' ad uscire a correre, semplicemente perché volevo capire la temperatura. La gara sarà alle ore 11:15, quindi molto tardi rispetto al solito, ma capisco benissimo, sono le 9 e fa ancora freschino. Ci sono delle discrete, carinissime piste ciclabili, tante persone vanno in giro con la bici e quindi è sicuramente molto carino, tranquillo e tutto sotto controllo. Ho impostato un percorso di 6 km con il mio Garmin, anche perché dopo devo correre con gli amici Top Running. Ho tra l'altro una piccola vescica sul piede derivata dal fatto che, contrariamente al previsto, ho cambiato troppo spesso le scarpe, anzi tutti i giorni, e quindi comunque ho messo un piccolo cerotto tutto sotto controllo. Sto anche in effetti cercando di capire, questa è una delle ragioni, non la unica, per la corsetta, dove andare a mangiare stasera. Sono in un posto abbastanza centrale e qui comunque si raggiunge tutto col metro, e poi più tardi deciderò, anche perché non ho tantissimo tempo e tra poco raggiungerò i compagni per la vera corsetta, che molto probabilmente sarà ancora più lenta di questa qua. Diciamo che forse ho pure sbagliato l'outfit, sono un attimo smanicato, qui invece tutti hanno robe da trail pazzesche. Vedo il mio hotel, quindi la corsetta è praticamente finita. Radisson Blu, uno dei più carini della città, sono al 17° piano, spero che comunque porti fortuna. Vabbè, andiamo a trovare i compagni. Diciamo, temperatura ideale per correre una mezza, orario ideale perché è 11:15, la forma è quello che è, però sono di fronte al casinò, magari vinco qualcosa questa sera e quindi anche se domani dovessi andare un po' più piano del solito non mi preoccuperei, però cercherò di impegnarmi. La shakeout run è stata davvero emozionante. Hey, Masi, welcome to Denmark. Thank you so much for being here in Copenhagen. It is a true pleasure to see every one of you. We have been so excited for many months. Stiamo facendo al parco un po' di activation, non so se activation delle gambe oppure invece della corsa. Comunque questo parco è fighissimo. Adesso vediamo un attimo a che velocità riusciremo a correre. Come da tradizione, Top for Running ha comunque degli atleti molto veloci, quindi ne parli con qualcuno e ti dicono che corrono la mezza sotto l'ora 10 ed è assolutamente vero. Oh, I plan to run very fast. 1 hour and 10 minutes. Hopefully, fingers crossed, but time will tell. How is the race? It's very hot and a little bit windy, so we hope that the temperature will go down a bit and the same for the wind, but time will tell, that's all I can say. Ritmo come al solito di passeggio, davvero simpatico. Adesso pongo un po' di domande per capire come gareggiare domani. Come pensi di affrontare la gara domani? Molto conservativa domani, parto tranquilla, siamo solo a settembre, quindi la prima. In terra straniera pure, quindi, però dai, buoni propositi, speriamo in bene, dai. Si incontrano persone che si sono già viste in altri posti. I'm here for the Copenhagen Half, came out with our running community, so yeah, so far everything looks good. City's excited about the running, so it's really nice. Qua si filma in maniera molto seria. Comunque, non tutti ascoltano i miei consigli. Corrono a 5-5,15 km con
le scarpe con la piastra in carbonio ed è davvero una cosa interessante. Boh, non so quanti chilometri faccio una settimana, però good luck in generale. Corsa finita, incredibile che ho fatto una statistica: più del 50% delle persone ha utilizzato una scarpa con la piastra in carbonio per correre a 5,20 al chilometro. Poi magari lo metto in descrizione. Mi sembra una cosa un po' esagerata, io forse non l'avrei fatto, e in effetti ho corso con le Infinity Run 4, che sono secondo me le scarpe migliori per questa tipologia di corsetta. Abbiamo fatto anche degli allunghi, la gamba era assolutamente migliore del previsto. Boh, domani secondo me si può anche provare a correre un po' forte. All'Expo ho notato davvero un'ottima organizzazione, ma alla fine basta davvero poco. Siamo al ritiro pettorali, sono in buone mani perché con i locals si vince sempre, però c'è un gran casino, adesso vediamo un attimo come fare. Ritiro prima la maglietta, boh, la fortuna di essere small permette di saltare tutte le code. Tutto molto efficiente con un QR code. Thank you so much. Thank you so much. Borsa ritirata, ora si va a ritirare il pettorale. Dovrebbe essere abbastanza rapido. Il pettorale lo stampano on demand e lo mettono anche il chip. E tutto perfetto, tutto perfetto. Sì. Devo ammettere che l'organizzazione è forse un po' spartana, ma sicuramente ottima, efficiente. E in meno di 5 minuti sono riuscito a ritirare la maglietta, il pettorale, a guardare pure tutto quello che c'era all'interno dell'Expo. Non mi sono fatto ingolosire dalle varie offerte, però comunque c'erano praticamente tutti i più grandi brand presenti sul mercato. Vado a vedere come si cambia il gruppo di partenza. Comunque mi hanno messo davanti, quindi oggi non c'è nessun problema, però sicuramente i ragazzi sono molto efficienti nel fare questa attività. Oh, ciao! How do we change the starting line? In this booth over here. Nice. So at least we start together. Una delle certezze che ho in una gara di questo tipo è che è impossibile riscaldarsi, e di conseguenza domenica mattina stiamo andando alla partenza della maratona. Prima faccio comunque un piccolo riscaldamento all'hotel di 4 km. Qua ci sono soltanto i taxi che portano le persone dell'hotel all'aeroporto. Vabbè, vediamo un attimo. Mi sto facendo un piccolo esperimento. Oggi corro senza il bastone, soltanto con la telecamerina. Boh, non so, speriamo di non scassare tutto. La gente stamattina sta facendo il bagno. Cavolo, ci sono le 8. Ci sono soltanto una decina di gradi. Non so come facciano, l'acqua sarà freddissima. L'organizzazione è perfetta, assolutamente. La consegna della borsa è stata rapidissima, anche se c'era un casino di persone. Le file, beh, ovviamente penso che qua ci siano quelli che corrono più velocemente, quindi sono già andati alla partenza. Hanno tutti scarpe abbastanza simili. Non a caso mi sono riscaldato prima, perché qua è davvero pieno di gente. Ovviamente correre a un certo ritmo è praticamente impossibile, e c'è tanta gente in tutte le direzioni. Adesso mi sto avvicinando alla partenza, manca ancora mezz'ora. Uno degli inconvenienti di queste gare che appunto il riscaldamento è praticamente impossibile, perché c'è così tanta gente. Mi sto avvicinando alla griglia del, tra virgolette, più veloce, però comunque la griglia è fino all'ora e 20, quindi ci sarà pienissima. Poi alla partenza pre-gara mi sono leggermente ricreduto sull'organizzazione, ma anche i locali hanno detto che quest'anno hanno toppato la partenza. C'è un casino di gente, alla fine non sono riuscito a partire davanti, però comunque fanno tutti i piedi, quindi come per un che non posso. Mancano fondamentalmente 8 minuti, pieno di gente, però non si muove. Comunque la mia tattica di gara sarà primo chilometro sopravvivenza. L'ultima volta che ho corso una mezza maratona con tanta gente sono fregato tutto, però poi dopo cercherò di correre forte. Chilometro è come al solito un fartlek, si corre piano e forte, c'è tantissima gente. È già qui, c'è 45, dove è sicuramente? 15 chilometri, più o meno ci siamo rallentati un attimo, ma stiamo andando comunque molto forte.
Sono morto. Non so se sono riuscito a scendere tutto le ore 12. Grazie, no, è un film. Ma è un gran casino. È un gran casino. Comunque, non ho fatto in tempo a filmare l'arrivo perché ero davvero morto. Comunque, buona prova, 51 anni, 1 ora e 12. Forse 1 ora e 12 e 05, dai, per i precisini. Ora vado a cambiarmi. Salen! Pia! 19 o what did you do? Oh, 111 something. Qui ci danno barrette a più non posso. Thank you so much, grazie mille. Have a good race. I did. Thank you so much. Well done. Thank you. La medaglia è molto interessante, molto carina. Poi il personale è veramente gentile. Thank you so much. Very good run. Go back to Italy when the first proud. Non ci posso credere che sono tornato a correre la mezza maratona in 1 ora e 12 a 51 anni. Ormai mancano poche settimane e soprattutto l'ho fatto senza nessun problema e senza veramente una grande preparazione. Quindi posso dire che se dovessi riuscire a impegnarmi un po', non so se ci riuscirò, probabilmente anche quest'anno tornerò a correre sotto le 2 ore e 30 in maratona. All'arrivo poi non ho potuto che parlare di scarpe, avevano tutti la stessa, cambiava solamente il colore. I think they're super nice, very speedy, bouncy, a little bit less aggressive than the number twos, a nicer fit, a little bit nicer around the arch, and gives you a good kick when you hit the forefoot. Wouldn't recommend it if you're a heel strike. Don't think it has that nice of a roll, but if you're on your midfoot or forefoot, I think it's a great shoe. Torna tra l'altro a vincere la categoria da tanto tempo che non succedeva. Non è un caso, secondo me, che abbia vinto con le Vaporfly. L'ultima volta che successe era prima del mio infortunio ad aprile 2022 con ovviamente Vaporfly alla Zurich Marathon, quindi molto 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 contento. La mia avventura a Copenaghen comunque finisce qui, è stato davvero un weekend assolutamente fantastico, spero che vi siate divertiti a guardare questo video, nei prossimi giorni sicuramente ne farò un altro molto interessante, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima che sarà comunque tra pochissimi giorni, Berlin Marathon, ciao alla prossima!